Consiglio regionale ha approvato il piano triennale per il diritto allo studio. Il nuovo bando per gli assegni di studio, che uscirà entro febbraio, riguarderà gli anni 2014-2015 e 2015-2016, con uno snellimento dell'iter e l'ampliamento dei termini per la presentazione delle domande. L'Assemblea regionale ha approvato in seconda lettura all'unanimità la modifica statutaria che sostituisce nella Carta fondamentale della Regione le comunità montane con le unioni montane e le forme associative comunali. Una nuova sala di ascolto per le donne vittime di violenza è stata aperta con il sostegno della Consulta femminile presso il comando della Polizia Municipale di Torino. L'iniziativa, a cura del Soror Optimist International Club di Torino, fa parte del progetto Una stanza tutta per sé. Fino al 4 marzo a Palazzo Lascaris è allestita la mostra Il Tibet di Alessandri, pittore torinese profondo conoscitore dell'arte tibetana. Tra le opere esposte, 17 dipinti a olio, 15 statuette tibetane e una selezione di fotografie scattate durante i viaggi in Oriente. Il controllo della pericolosità sociale e la tutela della libertà personale sono stati al centro di un convegno organizzato dal Garante regionale dei detenuti per riflettere sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. È stato inaugurato nella Casa Comunale di Vesime, in provincia di Asti, un museo multimediale dedicato all'aeroporto partigiano, dove a partire dal 1944 e fino alla liberazione, gli alleati ebbero un importante contatto con le bande partigiane operanti sul territorio. Si intitola Visioni, il tema conduttore della 29esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che quest'anno si svolgerà dal 12 al 16 maggio, presentato al Centro Incontri della Regione. Anche quest'anno il Consiglio regionale sarà presente con un proprio spazio espositivo.